Desidero porgere il mio saluto come presidente dell'Istituto Toniolo e come arcivescovo di questa diocesi a tutti, innanzitutto al cardinale Ravasi, a tutte le autorità accademiche, a tutta la famiglia dell'università. Un saluto non può essere un grande discorso, però vorrei dire che forse c'è stato un tempo in cui le parole erano come percorso di pensiero e allora forse l'espressione università cattolica avrebbe potuto suonare come una tautologia, cioè come per dire università universale, quindi difatti in quei tempi non si chiamava così, ma si chiamava Universitas Studiorum. Poi c'è stato forse un'epoca in cui le parole erano come bandiere dell'ideologia e quindi forse in quei tempi università cattolica suonava come un ossimoro, come dire, come si fa a essere persone pensanti e studiosi critici e ad essere nello stesso tempo cattolici. Quindi sembrava quasi un ossimoro, una convergenza di cose contrarie o estranee, pensare ed essere cattolici. Forse secondo certe ideologie era un percorso impraticabile. Io adesso sono qui per dire la mia convinzione che invece università cattolica non è né una tautologia né un ossimoro, ma potremmo dire una vocazione, un incarico di affrontare delle sfide. Perciò sono qui a rivolgere un augurio all'inizio di questo anno accademico, che è anche l'inizio del mio ministero a Milano e l'inizio della mia presidenza del Toniolo. Ecco, vorrei rivolgere un augurio anzitutto a augurare a l'Università Cattolica che corrisponda alla sua vocazione ad essere università e quindi un percorso accademico che contribuisce alla proposta, con la proposta educativa, con il rigore delle verifiche, con la qualità dell'insegnamento, alla formazione di uomini e donne in grado di affrontare la vita e le responsabilità che la storia richiede e di cui il Rettore ha fatto un cenno significativo nel suo discorso inaugurale. L'università deve essere soprattutto questo, è cattolica perché risponde alla sua vocazione formativa. Inoltre auguro all'università di essere cattolica perché offre un ambiente, uno stile dell'ambiente universitario in cui si metta al centro la persona, il rispetto della persona, la promozione della persona e perciò creando per quanto è possibile le condizioni per cui gli studenti si trovino bene, gli docenti si trovino bene le persone che prestano i servizi necessari per la gestione, per gli aspetti tecnici dell'istituzione. Creare un ambiente universitario evidentemente non si crea con qualche normativa o con qualche esercizio di buona volontà da una parte sola. È evidentemente un compito e una responsabilità di tutti, in un'alleanza tra le diverse componenti, che da un lato sia evidentemente rispettoso dei ruoli di chi ha compiti dirigenziali, di chi ha compiti
di servizio, di chi ha la responsabilità di studiare, di essere presente come utente dell'istituzione, quindi rispettando i ruoli, ma insieme disponibile a una specie di condivisione fraterna che fa dell'università non una prestazione di servizi, non solo questo, ma un luogo di comunitario, potremmo dire. E auguro all'università di essere cattolica, perché le sue procedure e le professioni e le prestazioni professionali di tutti siano caratterizzati da quella onestà, da quella trasparenza, da quella generosità e da quello spirito di servizio che fa sì che uno viva in pace con la propria coscienza e che assicuri il rispetto di tutti. E auguro anche all'università di essere cattolica, perché si pone a servizio della Chiesa italiana e mette a disposizione le sue risorse, il suo pensiero, la sua proposta accademica e formativa a disposizione della Chiesa italiana. Questa nozione di Chiesa italiana è un po' vaga, perché non è così facile individuare che cosa significhi Chiesa italiana. Però certo è che l'Università Cattolica rappresenta una straordinaria possibilità di offrire strumenti per interpretare la realtà, per ripensare la tradizione cristiana, per trarne inedite ricchezze e per approntare gli strumenti per orientare il futuro. E la Chiesa italiana, che ha messo come tema di questo decennio la sfida educativa e che ha celebrato il convegno ecclesiale di Firenze come luogo per confrontarsi nella ricerca di un nuovo umanesimo, ecco, questa Chiesa italiana, come dico, una nozione un po' vaga, però che vuol dire i vescovi, che vuol dire i pastori, che vuol dire le associazioni, le varie, i movimenti, che vuol dire il laicato, che vuol dire i consacrati. Ecco, la Chiesa italiana, nella sua ampiezza di accezione, mi pare che dovrebbe attingere all'istituzione accademica cattolica più articolata e organica preziosi contributi per evitare letture superficiali, per evitare impostazioni improvvisate, luoghi comuni e chiacchiere inconcludenti. Mi sembra che la proposta cristiana deve essere elaborata e proposta con rigore e con discrezione, e che questa università lo faccia in una maniera seria e con tratti che per certi aspetti mi sembrano molto migliori di altre proposte o anche del nulla della proposta, che talvolta sembra aver preso dimora nella situazione contemporanea. Quindi l'apprezzamento per quella sintesi culturale che l'Università Cattolica propone mi sembra che debba essere riconosciuta, ma forse questo non basta, cioè ai cristiani non basta di essere migliori degli altri, piuttosto i cristiani sono chiamati ad essere all'altezza della loro vocazione. E per questo auspico che il rapporto tra l'Università Cattolica e la Chiesa italiana sia valorizzato per affrontare le problematiche incombenti, per essere documentati in modo adeguato e per dare supporto alla speranza e chiarezza intelligente e lungimirante nei passi verso il futuro. Ecco, volevo solo dire il mio augurio per questo anno che incomincia, esortando tutte le componenti della famiglia universitaria e essendo io stesso desideroso di mettermi a disposizione proprio per questo, perché intendo l'espressione Università Cattolica non come una sigla
che si può abbreviare con UCI e che non dà più nessun valore significativo all'espressione, non è una sigla, non è un ossimoro, non è una tautologia, è però una vocazione.